Abbiamo il direttore Fazzari, quindi andiamo in casa Pargheria. Buonasera direttore, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Direttore, in testa dopo queste 5 giornate, oggi arriva questa vittoria per 1-0. Mister De Filippis ha detto: io della sfida di oggi non cambierei nulla. Ecco, lei immagino che sarà soddisfatto, è stata una partita vibrante dunque. Sì, è stata secondo me una bellissima partita, una delle più belle viste adesso, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza paura, e quando è così il calcio diventa ancora più bello. Purtroppo qualche nota negativa, sempre come ce l'abbiamo, ormai si vede nei campi ogni domenica, l'arbitraggio che ha lasciato molto a desiderare, sia per parte nostra sia per il parte del Rapizzo, quindi. Ci sono stati episodi particolari, due calci di rigori quanto una casa non chiamati dall'arbitro, ma ormai mi sono promesso di non parlare più di arbitraggi, ma quello che si è visto oggi, tanti falli non chiamati, ma sia parlo di discapito mio che a discapito anche del Pizzo, quindi sono cose che purtroppo non si dovrebbero vedere in campo. Comunque, ecco, se diciamo ci sono queste contestazioni, aver portato a casa il risultato immagino dia maggior valore alla vittoria di oggi. Tra l'altro poi guardando la classifica, le partite vanno sempre giocate, il prossimo turno in teoria sembrerebbe agevole perché andrete ad affrontare il Nuova Valle che a oggi è fermo a zero, poi insomma giocherà domani contro il Badolato, per cui come dire, si può provare in qualche modo ad abbozzare una prima fuga. Io non credo, perché se c'è qualcosa che questo girone sta facendo vedere quest'anno è che partite facili non ce n'è. Sorprese ce n'è ogni sabato, ogni domenica, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Essere sempre preparati a affrontare ogni squadra sempre con lo solito metodo. Bene.